Bella raga, ben ritrovati con questo nuovo video. Da come si può ben vedere, sono qua in una stradina che adesso vado a fare enduro. Enduro, raga, da quanto tempo? È tipo quasi 15 giorni che non ci vado, quindi è un po' che non vado. Adesso ho montato il paramotore artigianale. Quindi lo andrò a testare e le gomme. Vediamo come si tratta. Niente, raga, andiamo, perché non ne posso più di star qua a aspettare. Ragazzi, fa un caldo boia. Sono tipo 30 gradi, ho messo la divisa intera, figa, con la pettorina, figa, per proteggermi un po', che ho comprato le protezioni, che da tanto tempo che le aspettavo. Ho fatto fino adesso enduro senza protezione. Bella raga. Andiamo, va. Ragazzi, vi ricordo come sempre lasciare un bel like, di iscrivervi. Ecco, ho già preso qualche ramo in faccia, giusto? No! Oh figa, c'è uno! Prendiamo la moto, giriamo e torniamo indietro. Non si può salire di qua, saliamo dall'altra parte. Non si può, raga, c'è il contadino. Giusto, bella raga! Bisogna salire dall'altra parte! Il contadino se... Adesso prendo la strada normale, poi ci becchiamo sul sentiero. Boom! Adesso questa qui è l'altra stradina, cioè dovevo spuntare qui, ho preso la strada normale, perché c'era quello lì di contadino, però mi rincorrono. Meglio evitare. Posso andare, dove riesco scanno un po', raga, però se riesco a farlo, raga. Dal video non rende, ma porca di quella puttana, in piedi, è pieno di sassi.
Questa storia del coronavirus, figlio, sono conciati. Oh, figa, sono uscito, raga. Thank you.
Ragazzi, a me dispiace molto che non sono riuscito a farlo. Quindi raga, il video si conclude qua. Come sempre, vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al mio canale. E ragazzi, non vi ho detto, ho fatto una modifica, ho messo i numeri, molto tamarro, nei due fianchetti e sul faro, sulla V-Face. Sono un po' troppo grandi, raga, quindi ho dovuto qui a tagliarli alla mia maniera. E quindi, raga, ci becchiamo, come sempre, per un prossimo video, o in enduro o in strada. Quindi iscrivetevi e lasciate un bel like. E qua sotto, come sempre, vostri pareri di qualche sentiero qua in zona adatti per me. E wow, lana nuova, lana bruciata. Quindi raga, ci becchiamo come sempre per un prossimo video.